Un'iniziativa proiettata nel futuro delle imprese ecosostenibili e delle città intelligenti si è svolta nei locali di Villa Genuardi, sede del polo didattico dell'Università di Agrigento. Un collegamento in videoconferenza ha permesso agli studenti della Facoltà di Beni Culturali della Città dei Templi di seguire l'evento organizzato a Monza nell'ambito della Settimana della Cultura d'Impresa e da Nuvola Verde per il Ministero dell'Ambiente, in collaborazione con Piccola Industria Expo 2015. Un'innovazione per Agrigento, resa possibile dalla Fondazione Agire Insieme e Angela Bellia. Ai nostri microfoni, insieme a Mauro Castronovo, del distretto turistico di Agrigento, e al professore Belvedere, presidente del corso di laurea in beni culturali. La Fondazione si sta adoperando per provare a proiettare questa città verso il futuro e questa iniziativa è una dei tanti tasselli che la Fondazione sta curando per appunto proiettare anche con facendo riferimento anche alle attività che altri stanno svolgendo nel campo della comunicazione dei beni culturali attraverso le nuove tecnologie, perché il connubio tra una idonea comunicazione attraverso le nuove tecnologie all'esterno può favorire lo sviluppo della cultura e soprattutto del turismo. Nella città dei Templi. Non ci sono progetti fino ad ora che sono stati sviluppati all'interno della Valle dei Templi in questo modo. Noi abbiamo creato tramite il distretto turistico Valle dei Templi, appunto il laboratorio di comunicazione, abbiamo creato un'applicazione, o comunque stiamo creando l'applicazione perché ancora non è fisicamente diciamo fruibile, è in progetto, stiamo iniziando dalla Valle dei Templi per poi estenderla a tutto il territorio che fa parte del distretto turistico Valle dei Templi. Stiamo creando, dicevamo, un'applicazione che rende fruibili in formato multimediale delle informazioni a livello turistico, archeologico e naturalistico, utili al turista che viene a visitare il territorio della Valle dei Templi. Tramite questa applicazione verrà creato proprio un livello informatico dove all'interno verranno messe tutte quelle informazioni normalmente fruibili in formato cartaceo, invece qui sono fruibili in formato multimediale. L'iniziativa è certamente importante e utile perché può permettere appunto anche ai nostri giovani di avere delle relazioni interattive con il resto appunto del mondo stesso, insomma. E anche potrebbe permettere l'inserimento di nostri giovani in attività che sono utili per la promozione del turismo culturale. Per questo abbiamo visto in maniera molto fattiva l'iniziativa. Ma io penso che, come tutte le altre iniziative promosse dalla stessa fondazione, penso che aiutino i giovani soprattutto nel immaginare e non soltanto immaginare ma realizzare il proprio futuro. Quindi anche questi collegamenti con qualcosa che è più grande di noi stessi significa guardare già qualcosa che può diventare già il nostro presente, quindi un futuro che grazie a queste iniziative può realizzarsi grazie anche alle proprie capacità. Città.